Siamo ormai oltre la metà del mese di maggio. Al termine delle elezioni mancano 3 settimane e su alcune questioni cruciali non ci sono neppure informazioni. Per esempio, nulla si sa del cosiddetto patto per la scuola, annunciato 2 mesi fa con grandi squilli di tromba non solo dal ministro ma anche dagli stessi sindacati. Ad oggi non si è ancora capito se davvero c'è intenzione di sottoscrivere un accordo quadro o se a questo punto le parti preferiranno affrontare i singoli problemi separatamente e in tempi diversi. La situazione è certamente difficile e complessa, ma non si può dimenticare che a fine marzo i sindacati e il ministro avevano garantito che subito dopo Pasqua si sarebbe messo un punto fermo. Pasqua è passata da un pezzo e non solo non c'è nessun punto fermo sull'argomento, ma addirittura del patto si è persa letteralmente traccia. Intanto è fallito anche il tentativo di superare il vincolo quinquennale con un provvedimento provvisorio valido anche solo per le assegnazioni provvisorie di quest'anno. Eppure, durante il passaggio del decreto sostegni in Senato, diversi senatori hanno presentato emendamenti sulla questione. Più di tutti si è impegnato Mario Pittoni della Lega, ma non c'è stato nulla da fare. Le proposte sono state bloccate perché considerate inammissibili e cioè estranee alla materia del decreto. Adesso il provvedimento è all'esame della Camera, ma non c'è più assolutamente il tempo per introdurre modifiche, in quanto il decreto dovrà essere approvato entro la fine della settimana e certamente si farà ricorso al voto di fiducia. Al Senato, intanto, si sta lavorando sulla conversione in legge del decreto 44, quello che contiene, tra l'altro, le norme in materia di concorsi. In teoria potrebbe essere il momento giusto per inserire una norma che possa servire ad evitare che l'anno scolastico si apra di nuovo con 200.000 cattedre vacanti. Ma non sarà per nulla facile ottenere questo risultato perché allo stato attuale manca ancora un accordo fra le diverse forze politiche. Senza considerare che ad oggi non ci sono certezze neppure su una conclusione rapida del concorso straordinario che in ogni caso e nella migliore delle ipotesi potrà servire a mettere in cattedra poco più di 20.000 docenti contro i 32.000 che erano previsti. Da qualche giorno si sta però facendo strada un'altra ipotesi, e cioè che nel decreto sostegni che il governo dovrebbe approvare già in settimana venga inserito un primo pacchetto di disposizioni riguardanti la scuola. E se neppure questa operazione dovesse andare in porto, non è da escludere che tutti i problemi sul tappeto vengano affrontati con un decreto legge dedicato esclusivamente alla scuola, dal vincolo quinquennale ai concorsi e fino alle nuove modalità di reclutamento. Il tema ovviamente è di grande attualità, di grande interesse per tanti insegnanti, per tante famiglie, quindi su questo noi continueremo a tenervi informati. Continuate a seguirci su questo canale, ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre riflessioni, le vostre lettere, noi ne daremo conto come di consueto.